Ciao ragazzi, buongiorno, buona domenica, bentornati a tutti. Allora, intanto buona domenica a tutti, ma volevo salutare a Sabine. Sabine è una donna del nord che ha visto un po' dei miei video e si è innamorata dei canarini. Ecco, lei sta cominciando ad allevarli, quindi mi raccomando, vai avanti. Un bacio forte da parte del tuo fidanzato e un abbraccio da parte mia. Quindi, saluti e buona domenica anche a te. Allora, oggi vi voglio parlare del fatto che siamo andati benissimo con la stagione riproduttiva. Ragazzi, fermiamoci, cominciano le temperature, le alte temperature. In questo momento sottoponiamo ai nostri piccoli degli sforzi che potremmo evitare. Tra le altre cose, con la temperatura alta, le cose non vanno a buon fine, spesso depongono tre uova, quattro uova, poi due, entrambi, tutte e quattro sono feconde, ma due nascono e due no. Quindi, per esperienza personale lo dico, non protraete ancora ulteriormente le cove, anche perché è un peccato, sottoponiamo le femmine a troppo sforzo. Ora vi mostrerò che sono delle femmine ancora che, nonostante io le abbia separate, le ha messe da sole con le altre femmine, stanno deponendo delle uova all'interno delle mangiatoie. Quindi, succede anche a me che loro mostrano interesse a volersi riprodurre, però dobbiamo sempre fare i conti con quelli che sono i nostri spazi. Quindi io sono arrivato a un certo numero, mi sono fermato e va bene così. Quindi quelli che nasceranno di qui a pochi giorni va bene, ma far deporre ancora altre uova per poi arrivare a luglio, ecco, dobbiamo evitare, dobbiamo cercare di evitare. Un'altra cosa importante, ricordiamoci che i piccoli che stiamo mettendo al mondo, dobbiamo cercare di dargli il futuro. Quindi è inutile andare oltre in questo periodo per poi arrivare luglio e agosto, perché io ho già ricevuto più messaggi. Giuseppe, ho 30 canarini, conosci qualcuno che è interessato? Giuseppe, ho 40 canarini, c'è qualcuno che è interessato? Ecco, questo è un peccato. Poi andranno a finire chissà dove questi soggetti, quindi piuttosto evitiamo di farli riprodurre, ma no che poi non pensiamo al loro futuro. Quindi prestiamo attenzione a questa cosa che è importantissima. Ora venite con me, vi faccio vedere qualcosa di carino. Allora, quello che vi dicevo, guardate, queste sono tutte femminucce che ho tolto e ho messo in basso. Guardate cosa c'è nella mangiatoia. Qui, uno, e guardate qui, togliti un attimo, questa è un'albina, togliti un attimo, fai vedere, scusa, cosa hai fatto? Ecco qua, come vedete ci sono ancora uova, qui, ma di là ci sono ancora delle altre femmine che ho tolto. Stanno deponendo uova diciamo a casaccio, però è meglio così secondo me. Dobbiamo creare lo spazio, avere le voliere con il numero adeguato di canarini. Naturalmente quelli che stanno nascendo, che sono nati, stanno qui. Questa è una femminuccia con i relativi piccoli. Ecco qua, dicevo, gli ultimi svezzamenti, pian pianino, questa è una coppia, qua c'è un'altra coppia, ecco qua, qua ci sono altri piccoli appena nati, ecco qua, cinque pulli sono questi, bellissimi. Ecco qua, allora queste sono tutte le voliere che ho già smontato, dove ci sono sia novelli ma anche qualche adulto. Questa parete
sono gli ultimi che stanno in coda praticamente. Anche questa parete, praticamente, sono tutti novelli. Tenuti larghi naturalmente, mi raccomando, è importantissimo, è fondamentale nel periodo della muta avere i soggetti larghi che vivono bene tra loro. Qui c'è ancora qualche papà che sta finendo di svezzare i pulli. Qua ci sono i nuovi amichetti novelli. La nuova sfida, eccola qua. Speriamo bene. Qua ci sono gli adulti 2022 che a fine mese porterò a Napoli. Vi ricordo che verrò in Campania per portare questi soggetti a qualche amico che mi ha chiesto, vuole essere sicuro delle coppie per l'anno prossimo. Naturalmente questi hanno, la maggior parte di queste femminucce hanno fatto due cove, la terza ho evitato di fargliela fare proprio perché lo spazio era terminato. Bene ragazzi, come avete visto la situazione è abbastanza sotto controllo, ma soprattutto non evitiamo di fare riproduzione superflua, quindi se abbiamo un tot numero di possibilità di soggetti da poter tenere nel nostro allevamento, basiamoci su quello e riproduciamo in base a quelle che sono i nostri spazi e il nostro tempo soprattutto, perché poi non è tanto avere lo spazio, ma quanto tempo da dedicare a loro per farli stare al meglio. Va bene, allora io vi saluto, buona domenica. Per chi non l'ha ancora fatto, questo è il libro che può prendere. Naturalmente, tutto ciò che sarà, ricavato andrà a favore della nostra associazione. Noi continueremo a fare quello che stiamo facendo, divulgazione, far conoscere il nostro mondo, far vedere dai bambini dai più piccoli ai più grandi quello che è il nostro mondo, quella che è l'ornitologia, far conoscere da dove proviene il canarino, perché ci si ritrova il canarino all'interno della gabbia. E quindi andiamo dritti per la nostra strada. Volevo ringraziare le 350 e passa persone che ci sostengono, che ci portano, ci fanno andare in giro, quindi ci mantengono se vogliamo, proprio perché sposano la nostra causa. Presto ci sarà una diretta, mi hanno invitato degli amici, quindi faremo anche una diretta proprio perché parleremo di questa didattica pet. Pet therapy non possiamo definirla noi perché non abbiamo né i requisiti né le capacità, se vogliamo, per parlare di pet therapy, ma didattica pet sì, noi possiamo far conoscere al mondo intero quello che è il canarino, quello che è l'amore di un canarino, quello che un canarino ci può dare. Quello che un canarino regala a tante persone anziane. Noi abbiamo tantissime testimonianze. Abbiamo l'amico Giuseppe Mollica che è il numero uno, diciamo, delle testimonianze quotidianamente. Dice Giuseppe, io se fossi solo sarei sicuramente depresso. Io invece la mattina quando mi sveglio, grazie al mio Pippo, comincio la giornata in maniera eccezionale. Quindi noi queste testimonianze dobbiamo portarle e portarle a conoscenza del mondo intero. Bene, non vi annoio più. Buona domenica a tutti. Io aspetto che mi chiamate per il libro, mandate un messaggio 340 30 39 199 e noi ci vediamo domenica prossima. Mi raccomando, ciao!